no? Perché facciamo a meno, perché sì, mi sento la foto. Si sente bene? Sì? Ok. Io posso dire che ho una preferenza per quelle presentazioni che deliziosamente si allineano al caffè intorno ad un tavolo, perché così noi costringiamo l'autore, che è Antonio Del Giudice, qui vicino a me, e che ho piacere particolare di presentare questa sera, a dialogare e a chiacchierare con noi, evitando quella struttura un po' imbalsamata che le presentazioni hanno e che da cui nessuno riuscirà mai ad affrancarlo, perché non si conosce un'altra struttura. Siamo pochi, siamo non buoni ma ottimi, possiamo chiacchierare con Antonio Del Giudice, che è tutto per noi e tutto a nostra disposizione. Io dirò soltanto qualche parola, in attesa poi che arrivi anche Marco Presutti, per dire che Il cane straniero, edito per Tabula Fati da Marco Solfanelli, l'editore che è qui davanti a noi, che ha parte non ultima del merito di questa opera, è uno dei più bei libri di racconti che siano stati pubblicati da questa parte, uno dei più teneri, uno dei più poetici libri di racconti. È un libro, come vedete dal titolo, che comincia con un ossimoro, no? L'ossimoro, lo sapete, è una contrapposizione di parole. Il cane straniero è tecnicamente un nonsense, perché non esiste un cane che possa essere straniero. E questo è invece proprio una delle chiavi di accesso, delle chiavi di lettura predilette da Antonio Del Giudice. Ora, qui bisogna fare una piccola premessa. Quando si parla di un libro di racconti, non esiste un programma di scrittura di un libro di racconti. Esiste un programma di riunione in un libro, ma un libro di racconti non si può scrivere a preventivo. Si può scrivere soltanto mettendolo insieme come contemporanea a consuntivo. Perché? Perché non esiste nessun autore sulla faccia della terra che si possa sedere davanti a un tavolo e possa praticare in un certo arco di tempo una tale varietà di ispirazione, una tale varietà di sentimento e una unicità di tempi e di modi che gli consentano di dire: mi metto a tavolino oggi e chiudo questo libro di racconti nella data richiesta dall'editore. Un libro di racconti, per dire una grande verità, non è preventivabile, è solo consultivabile, a differenza del romanzo. E un libro di racconti ha una struttura completamente diversa e concettualmente autonoma rispetto ad un libro, ad un romanzo. Perché? Perché alla famosa domanda che si fa a tutti gli scrittori di un libro di racconti: ma è più facile scrivere un romanzo o scrivere un racconto? E noi abbiamo qui anche l'autore di due bellissimi romanzi, che sono La Pasqua Bassa e Buonasera Dottor Misticò. Io sono sicuro che anche Antonio converrà con noi che è molto più difficile scrivere un racconto che un romanzo. Perché? Perché il romanzo lavora su un blocco unico al quale il lettore perdona anche quella che è la pagina di sostegno, quello che io uso chiamare, con una espressione che mi piace, un po' di materiale di coibentazione, un po' di fondamenta di questo edificio narrativo che è la casa, e che non devono essere per forza bellissime, sono anche bruttine, ma devono essere viste. Il lettore perdona all'autore la pagina meno brillante, perché in questo senso è compensato da una pagina più brillante. Ma questo non è possibile nel racconto, data la sua molto limitata lunghezza. Il racconto è come una gemma preziosa che deve scintillare in ogni sua sfaccettatura e a cui nessuna impurità è perdonata, perché se dovessimo paragonarlo a qualcosa di prezioso, dovremmo paragonarlo ad una perla che per forma e per riflessi e per luce che rimanda deve essere assolutamente perfetta nella prima ancora di essere infilata in una collana, qual è appunto il libro di racconti. Certo, ci sono dei temi che Antonio Del Giudice, su cui lo interrogheremo a breve, pratica da quel maestro della narrazione che lui è. Uno è la natura. Antonio è un grande descrittore della natura, e in particolare della natura del suo, perché è rimasta dentro di lui, e perché è anche il suo luogo di nascita, la Puglia centrale, in particolare la città di Andria, sebbene la sua attività professionale, che lo ha portato a dirigere molti quotidiani in Italia, da ultimo per
anche il nostro quotidiano Il Centro lo abbia portato in altre realtà. Antonio ha lavorato a Mantova, ha lavorato a Milano, è stato responsabile di pagina politica, e qui voglio fare anzi una piccola digressione che si collega proprio alla sua copiosa attività giornalistica, su cui è anche stato pubblicato da lui una decina di anni fa un libro che metteva insieme i suoi domenicali apparsi proprio sul quotidiano Il Centro. Antonio De Giudice è tanto brillante e sintetico e diretto e impavido, potremmo dire, quando scrive di giornalismo, quanto è timido ed è prudente quando tocca il terreno della narrativa. Perché? Perché nella narrativa mette a nudo il suo cuore, e nella misura in cui noi amiamo, in quella misura noi ci esponiamo. Perché quando noi chiediamo ad altri di partecipare, di contaminarsi col nostro amore, col nostro affetto per qualcosa, gli chiediamo di attraversare un territorio interiore, una terra interiore, e non sappiamo se questo invito che noi facciamo agli altri ad entrare dentro di noi, come avviene parlando per esempio della sua terra di origine, verrà raccolto, se questa contaminazione potrà avvenire, anche perché molto spesso il racconto di questi luoghi è intessuto, come nel Cane straniero, di memorie familiari. Vi è quindi un particolare pudore di Antonio nell'approcciare il lettore, di cui non risente assolutamente il suo stile. E con questo chiudo poi la prima parte della mia presentazione, perché Antonio è uno dei pochissimi autori italiani che sanno praticare ancora la frase breve. Le sue frasi sono meravigliosamente prive di ricaduta su quella pesantezza che affligge e rende illeggibili i romanzi di oggi, che è l'eccesso di avverbiazione e l'eccesso di aggettivazione. Non solo perché le sue frasi sono brevi, ma perché bisogna sapere scrivere una frase breve. Una concatenazione di frasi brevi denota una maestria che è molto più difficile da praticare rispetto a una frase lunga, barocca, elegante e via dicendo. Non che questa sia meno di valore rispetto alla frase breve, ma immaginate costruire un paragrafo tutto fatto di frasi brevi, le quali hanno anche non solo la pretesa, ma il risultato raggiunto in questo caso di essere poetiche. Siamo a confine con il verso, siamo a confine con la sintesi, che la poesia che ampiamente permea e percorre, ecco, le pagine di Antonio Del Giudice, poesia assolutamente resa in prosa. Non abbiamo ancora letto poesia di Antonio Del Giudice, qui abbiamo la poetessa Franca Di Bello, che è anche una poetessa oltre che una pittrice, e tu sai, Franca, che la tornitura del verso, così come della frase breve, è molto ma molto più difficile della costruzione di una frase lunga. Così chiudo questa prima parte del mio intervento, prima di rivolgere ad Antonio alcune domande, perché voglio proprio portarti nel suo mondo, nella sua terra interiore, con l'attacco di un racconto di questi 15 bellissimi racconti che compongono la raccolta Il Cane straniero, che si intitola La figlia nascosta, e si apre con la descrizione di un funerale che ha accomunato due donne molto diverse da loro per età. Cristina ricorda benissimo com'era andata. Sono passati quasi 40 anni. Cristina, che aveva un forno di fronte alla chiesa, non s'era persa un attimo del funerale. Due bare per due donne. In una nonna Vincenza 100 anni passati, nell'altra Francesca 20 anni appena fatti. Una morta di vecchiaia, l'altra di giovinezza. Sentite com'è bravo, morire di vecchiaia lo sappiamo tutti dire, no? In una frase, morire di giovinezza è un po' più difficile. Una morte di vecchiaia, l'altra di giovinezza, mentre metteva al mondo la figlia prematura. Vicine di casa inseparabili fino alla fine, l'alba del giovedì grasso. Rocco aveva perso la giovane moglie, gli restava la bambina appena nata, senza ancora un nome, senza un seno che la nutrisse. E lui, Rocco, che non sapeva da dove cominciare. Il prete aveva battezzato la creatura col nome di Maria, la madre di Dio, e con quello di Francesca, la madre che se n'era andata a 20 anni, Maria Francesca. Intreccio di destini ingarbugliati, di matasse senza bandolo, la interrogazione sulla condizione umana, sulla sorte, sul destino che percorre tante pagine di Del Giudice. Vincenza, la vicina, fino all'ultimo respiro aveva scongiurato il Dio di chiamarla a sé. Tu metterai al mondo questo figlio, io vorrei vederlo per un attimo e poi correre lassù
a pregare per voi. Le preghiere di Vincenza erano state esaudite a metà. La sua morte era negli anni. Sul resto Dio si era distratto fino alla beffa. Francesca era morta di parto e di strazio. La bambina era sopravvissuta contro le previsioni del medico. La bambina aveva un Dio pietoso dalla sua parte. Quel funerale era rimasto nella memoria del paese come una guerra o una calamità naturale. Vincenza era nata e vissuta un secolo in una solitaria casa di pietra limitata del borgo antico. Aveva visto i giovani partire per la guerra o emigrare nelle miniere del Belgio. Aveva visto nascere un ospedale moderno dove prima c'era un improvvisato ricovero per indigenti. Vincenza era la memoria del paese, una zia alla quale chiedere i consigli più disparati. Quando Rocco aveva sposato Francesca, non un paesano aveva mancato la festa attorno a zia Vincenza, come il giorno dello strazio, quel giovedì grasso che aveva fermato il tempo. Il forno non c'è più. La chiesetta ha un parroco a mezzadria. Bellissima questa definizione, avere un parroco a mezzadria, nel senso che ci va solo per qualche funzione. E sentite com'è poetica la successione di righe con cui chiudo questa mia lettura, che segue e chiude, ecco, questa frase. Il forno non c'è più, la chiesetta ha un parroco a mezzadria e si anima soltanto per qualche vecchio che muore. I battesimi neanche a parlarne. Il corteo si assottiglia tutte le volte di più e la mesta cerimonia ha qualcosa di frettoloso. Non è bellissimo? Questa asciuttezza, no? In cui si rende la poesia di questo corteo fatto da vecchi che vanno al funerale di un loro coetaneo che è morto e che si assottiglia sempre di più perché sarà poi anche il loro funerale, quindi questo corteo è destinato a finire poi in un non funerale quando non ci sarà più nessuno che possa seguire quello da seppellire. È la poesia della narrativa di Antonio del Giudice, una poesia che ne fa un grande descrittore, su cui mi accingo a fare la prima domanda perché non è me, ma è lui che vogliamo sentire, un grande descrittore della terra del sud ma anche del mood del sud, che è non una musa malinconica come potremmo dire programmatica, no? È autentica malinconia quella che Antonio coltiva nel suo animo, ed è proprio in relazione a questa dimensione che io voglio rivolgervi una domanda che si collega un po' a quello che dicevamo prima sulla scrittura di un libro di racconti, ma è una domanda più diretta, più personale, più intima. Io vorrei sapere, entrando nell'officina dello scrittore Antonio del Giudice, quando precisamente tu avverti la pulsione a sederti al tavolo e a cominciare a scrivere. Vorremmo che ce la raccontassi. Oh, buonasera e grazie. Vista l'ora e vista la pioggia, Giovanni aveva previsto pochi ma ottimi. Penso che aveva ragione lui. Ottimi sicuro, pure pochi. Allora, tu mi fai una domanda. Io sono un uomo pigro, cioè faccio un sacco di cose, tutte diverse tra di loro, faccio l'olio in Toscana, le cose, poi faccio un po' di cose. E che poi ogni tanto, diciamo che scrivo nel momento in cui nella mia testa si è elaborato il racconto o un pezzo di romanzo, non sono uno scrittore seriale, di quelli che tutti i giorni stanno 3 ore alla macchina a scrivere, che poi hanno la crisi del foglio bianco, tutte quelle cose lì. Quelli sono gli grandi scrittori. Io ho finito 10 anni fa di fare i giornali e mi sono dedicato a recuperare tutte quelle cose di vita, di vissuto, di storie viste, che mi portavo dentro e quindi l'ho tirate fuori. Come tu sai, il mio primo romanzo, La Pasqua Bassa, che tu hai letto per primo, che hai editato, che hai fatto pubblicare, è stato scritto con una tecnica da giornalista, perché è stato scritto in 3 settimane. Contesto. No, la tecnica puramente dell'ansia
di partire e finire. Ecco, adesso io non ho più quest'ansia, lavoro sui tempi lunghi, scrivo quando ho da scrivere, quando ho... Non sono un inventore io, cioè io non sono capace di inventare completamente una storia e poi mettersi al tavolo e scriverla così come te la sei immaginata. Io sono uno che vive molto di spunti di realtà e poi naturalmente costruisco, aggiungo, non faccio cronaca, cerco di dargli un valore pochino letterario, insomma di andare oltre la cronaca, oltre l'abitudine al mio mestiere. Ho fatto 40 anni e quindi per 40 anni quindi non è stato neanche facile sradicare da me quest'ansia di cominciare e finire, cominciare e finire. Adesso comincio, vado avanti, piano, tranquillo. Oh. Questa è la prima cosa che vorrei dire. L'altra, io poi leggo molto, da quando non devo fare più un giornale 10 ore al giorno, molto più tempo, leggo moltissimo, e naturalmente quando scrivo vengono fuori anche cose che hai letto, tant'è che io adesso in questo momento ho notato che Francesca era morta di pasta di strazio, la bambina era sopravvissuta contro le previsioni del medico. La bambina aveva un Dio pietoso. È il suo romanzo. E un Dio pietoso. E me ne accorgo adesso, l'avevo scritto, ma è sicuramente una reminiscenza del primo e grande romanzo che ha scritto Giovanni d'Alessandro. Se un Dio pietoso che è stato tradotto all'estero, che ha avuto un grande successo e che è un gran libro sul terremoto, sul Mone del Settecento e questa pietà sul Montina, ecco, di questa statua, il figlio, insomma è una storia molto bella, molto, molto vera direi, che anche se fosse inventata sarebbe vera. Ecco, allora, poi quello che leggi dentro ti rimane e naturalmente lo elabori, lo digerisci e poi lo rendi sotto una piccola boccia di sangue. Che metti sulla carta, perché poi il sangue è la vita. No? Ma forse tu, parlando della goccia di sangue, intanto salutiamo il nostro grande amico Marco Presolo. Lui tutte le volte che dico grande, rettifica con modestia e dice grosso, ed è indubbiamente anche grosso. È un enorme. Allora, sì. Diciamo questo allora, grosso produttore di eventi culturali e grande personaggio che è Marco. Ecco, Marco Presutti, professor Marco Presutti, finissimo classicista, scrittore anche lui, animatore di iniziative culturali. Quando Antonio ha detto io in quella goccia di sangue, ecco, l'ho portato sul terreno che volevo, perché i tuoi personaggi sono attraversati. Se lo neghi non sei sincero, e io so che tu sei invece una persona sincera, sono attraversati dalla commozione. I tuoi personaggi sono accarezzati, basterebbe vedere la finezza di tratteggio con cui tu all'inizio, sempre con quel pudore che caratterizza la grande scrittura, no? Come una timidezza nel partecipare ad altri ciò che siamo, tu cominci a descrivere il personaggio attraverso scabre parole secondo lo stile asciutto che ti è congeniale. C'è un'infinità di personaggi e di situazioni di questo tipo. La servetta del racconto, la contessa pazza, mi pare che si chiami, vero? La servetta della... Io dicevo, Antonio, guarda, mi ha richiamato quel personaggio unico, Zelinda, è uno dei più bei racconti della letteratura del Novecento, che è Casa d'Altri, di Silvio D'Arzo, considerato il più bel racconto della letteratura italiana del Novecento, insieme forse alla Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e insomma sono un pochino i vertici. Il modo in cui viene tratteggiata la servetta che purtroppo per lei è a servizio di una contessa che non è neanche cattiva ma è pazza, e questo la porta ad essere dispotica, e che confina questa ragazza che ha avuto un'infanzia particolare,
una formazione sociale molto limitata, lei vive di contatti con il paese in cui vive, di contatti praticati più osservando, ed è bravissimo Antonio nel descrivere questa figura della servetta, fino a quando la padrona decide di confinarla in una isolata villa in campagna, dove non ce la fa più, perché a un certo punto non è pazza solo la contessa, ma comincia a impazzire anche lei per questa solitudine, per questa relegazione a cui è stata, forse neanche volontariamente, ecco, relegata. E questa commozione attraversa non soltanto le figure umane, per esempio le figure di Pavel e Anna, che sono i protagonisti della prima parte del racconto Il cane straniero, che dà titolo al volume, che sono due extracomunitari che hanno provato in tutti i modi ad integrarsi, perché sono persone per bene, nonostante le dure esperienze che li hanno segnati e portati al confine con la delinquenza, soprattutto per lo sfruttamento che è stato fatto di lei, che è una donna molto bella e molto odiata dalle donne del paese, perché molti mosconi le ronzano intorno, ed è osteggiata, per cui nessuno ha aiutato Pavel e Anna a inserirsi in questo paese. Hanno soltanto qualcuno che li segue in ogni senso, ed è un cane, il cane straniero, e questo cane che si chiama Zan, e che ha molto amore per queste due persone, come se volesse compensarle del non amore che hanno dalla collettività, ma a un certo punto non ce la fanno più, non hanno più mezzi per sopravvivere, fanno fagotto, e il vecchio cane malandato non possono portarselo dietro, per cui lo lasciano. E allora ecco che questo cane è anche lui tratteggiato con profonda commozione da Antonio, sebbene gli dedichi poche righe, perché il cane non vuole mangiare più, decide di morire, perché i suoi padroni non li vede più, e quindi non ha più motivo per continuare a vivere. È un animale, come può essere attraversato da una coscienza? Ma noi sappiamo che gli animali sono attraversati dal dolore per la perdita delle persone con le quali vivono. Se non ci fossero due angeli, e qui vengo all'ultima parte delle cose che voglio dire su Antonio del Giudice, che sono due bambini, i quali con quella misteriosa empatia con gli animali che soltanto i bambini sanno avere, si mettono quasi a parlare la lingua del vecchio cane malandato Zan, ed in qualche modo riescono, vincendo la sua riottosità, come scrive Antonio, ad alimentarsi, a fargli mangiare le cose che hanno preparato. E tante altre ne potremmo dire, ma ogni personaggio di Antonio del Giudice sicuramente subisce una vicenda che è una protagonista unica e senza volto, un fil rouge che percorre tutti i 15 racconti del cane straniero, e che è una sorta di, come si può dire, astrazione dalla condizione terrena sofferente un po' triste che loro hanno, perché ad un certo punto, con un colpo d'ala che Del Giudice è bravissimo a fare nell'arco di 30 parole, non di più, di 30 parole, quindi di due frasi, di tre frasi al massimo, è come se da un fato, da un Dio pietoso, da non so cosa, si sollevano dalla loro terrestrità così sofferente, così malinconica, e diventano delle creature astratte, delle creature aeree, non che escano dalla storia, che continua a essere saldamente radicata in quello che accade loro sulla terra, no, però noi percepiamo che si sono trasformate, celestizzate, che sono diventate come i violinisti di Chagall che volteggiano nei cieli continuando a suonare questi strumenti, oppure come i suoi angeli, che sono delle creature per metà terrestri, per metà iperurani, per metà ctonie, come si dice, per usare un altro aggettivo che vuol dire terrestre, e per metà invece appartengono ad una realtà superiore. È come se a un certo punto l'amore che Del Giudice avvertisse per tutti i suoi personaggi. Abbiamo parlato degli esseri umani, delle creature, parleremo anche di un altro, una casa, nel bellissimo racconto La casa sparita. Quello, uno dei racconti che a me sono piaciuti di più, insieme al cane straniero e ad altri. Perfino la casa è amata, perfino la casa si solleva, si anima, acquisisce un oggetto, un cubo di tufo neppure intonacato, tirato su nel 43 in fretta e furia in aperta campagna, perché la città sta venendo bombardata e quindi chi può si ritira in campagna. Perfino la casa si anima e diventa una creatura celestiale, si solleva. La vediamo in qualche modo diventare qualche cosa di animato. E questo soltanto la commozione con cui Antonio del Giudice approccia e tratteggia ogni suo personaggio può crearla.
Chiudo questa, prima di dare la parola a voi, magari anche di darla a Marco, perché io poi quando amo una cosa tendo a parlarne molto. Io amo, e lo dichiaro e lo professo, e lo metto per iscritto, la narrativa di Antonio Del Giudice. Non c'è nulla di quello che abbia scritto che non mi sia neanche piaciuto moltissimo, perché io ritengo che sia un grande poeta e sia abilissimo come narratore. E mi riesce sicuramente a contagiarmi questa commozione per la sua terra di origine, per le cose che lui anima, per le creature, come appunto anche inanimate, questa casa che rimane in piedi per 70 anni ed assiste all'emigrazione, assiste al passaggio degli americani, perché dopo che i tedeschi si sono ritirati dalla Puglia arrivano gli americani, e lì Antonio scrive in un passaggio che adesso vorrei avere sotto mano ma non so se ce l'ho o no, dice che questi americani nella percezione dei pugliesi che non avevano mai visto arrivare gli americani, eccoli qua, l'ho trovato, dice, la casa si fa specchio del mondo praticamente, no? Perché e vede passare gli americani, scrive Antonio Del Giudice, bianchi e neri, in fila con elmetto e moschetto, biondi con i capelli lisci, scuri con i capelli lisci, inglesi, svedesi, polacchi, algerini, portoghesi, per tutti erano americani, perché la radio ha detto che arrivano gli americani. Bello, no? Questo qui abbiamo una voluta, abbiamo una pratica di quello che è praticamente l'interlocuzione in diretta, perché viene riferita senza virgolette alla frase, la radio ha detto che sono gli americani. Gli americani passano, non si comporteranno benissimo con le ragazze che sono riparate insieme ai loro familiari ed in particolare con le due figlie del notaio, che subiranno un affronto da parte loro, un brutto abuso, per cui per la vergogna di una colpa non loro se ne fuggiranno poi da quel paese per ritornare soltanto molto tardi. E la casa così assiste agli anni del dopoguerra, agli anni in cui ha una sorte che è diversa da quella necessità che aveva portato a tirarla su, fino a quando diventa un ricettacolo di spacciatori, un ricettacolo di delinquenti, un ricettacolo di persone. Siamo a 70 anni da quando è stata costruita, quindi nel 2013, è diventata una casa che crea grosso disagio, le forze dell'ordine hanno tanta pressione da parte della popolazione perché venga buttata giù, e allora ecco che come per fretta è stata tirata su. Altrettanto rapidamente il padrone, esasperato dalle lamentele della popolazione, questa casa che ha visto tanto, che si è animata, assistendo a tanto, con la stessa fretta con cui è nata, viene buttata giù e sparisce. È una casa, è una cosa, è un tubo, è un cubo fatto di tufo neppure intonacato, è sicuramente una creatura animata delle tante bellissime creature di Antonio Del Giudice. E con questo io ho veramente finito, perché vogliamo risentire Antonio, ma dobbiamo fare parlare anche Marco Presutti. Direi sì. Grazie, buona serata a voi tutti, ringrazio Antonio per questo invito a ritrovarci parlando di questo suo libro, poi non so se magari è il caso che leggiamo pure qualche brano, probabilmente, abbiamo già letto qualcosa, vabbè. È la seconda raccolta di racconti di Antonio, forse è stato detto già questo, ma è una... seconda raccolta di racconti, anche in questo caso pubblicati da Tabula Pari, l'editore Soffanelli, che sempre va ringraziato per il coraggio editoriale che ha, una cosa in questi tempi importante e preziosa, che in qualche maniera si ricollega alla prima maniera di scrittore di Antonio, che era il romanzo ricordato della Pasqua Bassa, perché con la precedente raccolta Antonio aveva fatto due esperimenti molto, molto interessanti, una serie di schegge della Bambina Russa di protagonisti, di figure femminili tratteggiate con una esplorazione della varia fattispecie dell'essere donna nella contemporaneità, che ha riscosso insomma buon consenso da parte soprattutto di molte lettrici che si sono riconosciute in queste figure, e poi anche un debito maggiore al cronista con alcune veloci descrizioni di vita presente, un po' una sorta di
se non ricordo male, 4 racconti emblematici di quello che siamo, di quello che siamo diventati in qualche modo. Perché vi dicevo che con questa raccolta di racconti Antonio Del Giudice torna un po' alla maniera della Pasqua Bassa, perché la prospettiva si fa più atemporale, cioè diciamo c'è la dipendenza dalla contemporaneità è un po' meno urgente rispetto a quello che era nella Bambini Russa, e perché riaffiora un forte radicamento popolare, un forte senso del collettivo, sia quando la realtà collettiva c'era, come nelle dimensioni comunitarie che in Italia agricola erano ovviamente preeminenti, quel senso di una collettività che viveva e pativa insieme, molto spesso diciamo, l'uno era causa dei patimenti dell'altro, ma insomma era tutto diciamo, più o meno condiviso, sia quando questa collettività è assente, ma se ne avverte il peso di un'assenza, cioè di un qualcosa che è venuto meno, come di una parete che manca, e se ne avverte l'assenza. Ed è una cosa molto, molto interessante. In un autore che ha un pregnante senso della realtà, un forte senso del reale, con dei personaggi che hanno tutti una profondissima umanità. Del Giudice non esplora la nevrosi contemporanea, questa tendenza un po' ombelicale della narrativa contemporanea a esplorare, come dire, la contraddittorietà tra il soggetto desiderante e il mondo che non corrisponde a quello che lui vorrebbe. In Del Giudice c'è il dramma dell'uomo, ma è un dramma che parte dalla realtà. L'uomo che ha le sue ispirazioni, ma c'è una realtà che in qualche maniera gli si oppone. Ma in questa opposizione, in questo male, in questo dolore che c'è nel mondo, non c'è mai, come dire, un vittimismo, che è un'altra cosa costante, diciamo, della narrativa di oggi, e anche quel senso di livore che è un po' il clima intellettuale di fondo in cui viviamo. La nostra, io sono convinto, è l'epoca rigorosa. Questo è la... Rigorosa. La nostra è un'epoca rigorosa, a mio giudizio. In Antonio Del Giudice c'è il dolore, c'è il male, c'è l'ingiustizia, c'è la sopraffazione, ma i protagonisti, anche quando sono soccombenti, non sono schiacciati. Cioè soffrono, patiscono, in qualche maniera subiscono diciamo la sopraffazione anche estrema, ma ognuno sta nel mondo con la sua dignità, con la cifra del suo essere, anche di un essere che non capisce il senso e che si interroga sul perché di un male che gli tocca, di un'ingiustizia, di una cecità altrui, e ne cerca le ragioni, ma comunque sono personaggi che cercano la loro strada, cercano di andare avanti comunque, anche quando poi questo andare avanti è tragico, come nel caso della novella della Contessa Matta ricordata prima. E questa cosa è resa possibile da un lato per il forte gusto che Antonio ha nel cogliere i particolari. Antonio ha una scrittura, viene detto spesso, e rischia di essere sul calore ripetitivo, asciutta, essenziale. Le sue descrizioni non fioriscono gli aggettivi in realtà ci sono, non ci sono i cumuli degli aggettivi, non c'è, come dire, il compiacimento dello scrittore che vorrebbe essere più esatto. No, Antonio non è mai più esatto, Antonio è esatto,
diciamo che riesce con una misura tipicamente mediterranea e classica, nel volgere di poche parole, a dare la cifra, l'immagine di come, di ciò di cui deve parlare. Questo dicevo proprio con una misura tipicamente classica e mediterranea, questa armonia di proporzioni, che da un lato è anche un po' l'aridità della sua terra. Antonio viene dalla Puglia, che è una terra che insieme è poco oceanosa d'acqua, che però c'ha anche tanti ortaggi, c'è tanti frutti. È vero che lui molto spesso esiste, spero che non si offenda nessuno, un senso di superiorità gastronomico dei pugliesi e degli abruzzesi, nel mettere in luce come tutto sommato, la loro sia una cucina molto più ricca proprio dalla disponibilità dei beni. Non a caso le orecchiette le fanno con le cime delle rape, non le fanno con le rape, vengono buttate, perché c'è tale la fioritura, la produzione di questo bene, che le orecchiette vanno con le cime delle rape. Cioè, questo non è adesso, Antonio perdonerà perché esco fuori da questo, non dipende nemmeno da lui, ma c'è questo aneddoto molto suggestivo che mi fu raccontato da un pugliese lungo corso che fu direttore di banca qui a Pescara, che quando arrivò qui, come fanno tutti, si fa comunella tra pugliesi, lui andò a trovare un suo amico che stava qui da anni e dice: ma come sono questi abruzzesi? E lui gli diede la sentenza, gli dice: tu figurati che questi il giorno di Natale si mangiano il brodo col cardone, che è una delle cose più vili che possa produrre. Lui dice: il giorno di Natale, che dovrebbe essere il pranzo più ricco, più sontuoso, questi poveri abruzzesi mangiano il brodo col cardone. Cioè, figuriamoci dove siamo capitati. No, ecco, c'è questa cosa tra una terra che è asciutta, che è quasi arida, che però è fiorente. Ecco, in questo proprio, rifacendosi a quella matrice ectonia, che proprio è la dimensione terrosa del suolo di cui parlava prima Giovanni, fiorisce questa prosa così severa nella sua concisione, ma così generosa di profondità nella raffigurazione, nel senso, nell'immagine. È una concisione, come dire, traboccante, ed è qualcosa in cui Antonio riesce sempre a essere maestro in questa attività. E credete, non sono parole, diciamo, eccessivamente compiacenti nei confronti dell'autore, perché vi basta leggere qualche racconto per capire che è così. Poi diciamo che, essendo Antonio uno che è sempre riuscito a vendere i giornali che stampava, cosa che non sempre oggi succede, Antonio ha anche, e questo magari qualcuno potrebbe anche contestarlo, perché diciamo l'artista dovrebbe prescindere da queste cose, però Antonio sa anche capire le tendenze del pubblico in qualche maniera. Però Antonio sa benissimo che ormai le persone leggono poco, e allora Antonio tendenzialmente fa delle cose minime, in cui basta leggere 5 pagine, il racconto di 5 pagine, 6, quando arriva a 8, diciamo, è grasso che cola, diciamo, è lo spazio per il prendere magari il sonno la sera, e il racconto è letto, ma è un racconto che ne vale 200 per la densità delle immagini degli spazi.